Siamo in viaggio con lui questa mattina, adesso gli chiederemo dove è diretto, ma approfitteremo della sua presenza per parlare di educazione e del suo libro. Vedremo cose meravigliose, riflessioni controcorrente sull'educare oggi, scritto a quattro mani con Mario Aldegani. Lui è il pedagogista e imprenditore sociale Gianni Dotti. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie. Ecco, non per violare la tua privacy, ma dove stai andando di bello, Johnny? Sono a Pietrasanta con una comunità di adolescenti di neuropsichiatria infantile e sto andando a Firenze a incontrare una persona appunto legata a questo tipo di impresa sociale a cui collaboro da tempo, che sta tra Cremona, Como e Milano. Bene, allora ti auguriamo buon viaggio, sperando che la connessione regga. Partiamo dalla dedica del tuo libro. Ti do del tu, non te l'ho neanche chiesto, mi prendo questa libertà. Che hai deciso di È dedicare? impegnativo, poi parla, ma ricordati che il tuo è impegnativo, molto impegnativo. Forse è Quindi meglio il. prenditi tu che fai la responsabilità, cara. Va bene. È meglio in lei, certe volte, hai ragione. Senti, allora, una dedica a Don Lorenzo Milani. Sì, ci è sembrato per due ragioni sostanziali. Uno che è stato un riferimento sia per me che per Don Mario, che ha 10 anni più di me, quindi ha vissuto ancora più da vicino, diciamo, l'influenza di Don Lorenzo Milani. Quindi è stato molto importante per noi come punto di riflessione, di provocazione. E poi perché eravamo, mentre lo scrivevamo, nel centenario della nascita di Don Lorenzo. Quindi ci è sembrato, diciamo, naturale, ecco, questo tipo di dedica. Domanda secca, Johnny, perché sempre più spesso genitori e insegnanti si sentono smarriti? Ma perché si immagina che l'educare sia uno specialismo, mentre l'educare è una dimensione antropologica dell'uomo, solo l'uomo educa, le piante e gli animali non educano. Le piante e gli animali al massimo istruiscono, addestrano, informano, danno informazioni, comunicano, ma educare è custodire il mistero del figlio dentro di sé e aiutarlo a venire al mondo, è proprio un'arte umana. Senti, un senso probabilmente di smarrimento che credi sia stato amplificato anche dall'impatto dei social e di tutto l'aspetto digitale che in modo davvero impattante è arrivato nelle nostre vite. Premetto che la tecnologia e il digitale per me sono una bella cosa, non sono una brutta cosa, ma sviluppano solo una dimensione dell'umano, che è la dimensione appunto funzionale analitica, una dimensione del pensiero, che è quella contabile e moltiplicatoria. Non sviluppano, diciamo, gli elementi del pensiero che sono, non so, la riflessività, la contemplazione, la meditazione, il pensiero emotivo, e non sviluppano per nulla né la parte corporale né la parte spirituale. Quindi è come se tu, una persona, continui ad allenargli il braccio destro, no? Gli diventa gigante il braccio destro, ma il resto resta rachitico. Questo è il problema dell'uso massiccio delle tecnologie digitali. Il titolo del libro doveva essere Andavamo a scuola a piedi, semplice nostalgia del passato, c'è qualcosa di più profondo. Ma lo spieghiamo un po' anche nell'introduzione. No, no, c'è qualcosa di più profondo. Non l'abbiamo poi messo così perché sembrava, sai, in una fase in cui il paese e anche i cattolici rischiano di vivere di antiquariato e di nostalgia, abbiamo preferito appunto non mettere questo titolo che si presentava a troppe, diciamo, interpretazioni regressive. Ma vuol dire di più, cioè andare a scuola a piedi vuol dire che vai a scuola con tutto te stesso, che la scuola comincia nel momento in cui tu esci di casa e comincia a camminare appunto verso quel luogo dove incontrerai degli adulti e degli altri ragazzini. Generalmente cammini con altri, io sono un sessantenne, questa è l'esperienza che si faceva. E soprattutto, per esempio, per me che sono un povero battezzato semplice, fai l'esperienza della strada. Senza l'esperienza della strada non si può capire la profondità della vita.
Molto bello quello che dici, molto profondo, così come di significato profondo sono i 10 verbi che insieme a Domari avete scelto pagina dopo pagina che accompagnano il lettore. Ne vogliamo indicare qualcuno e qual è il significato al verbo collegato? Sì, tieni conto che il libro ci abbiamo messo circa 2 anni a comporlo, tra l'altro Don Mario stando a Buenos Aires, io stando in Lombardia, quindi puoi immaginare te, che però insomma l'amicizia aiuta sempre quando fai queste operazioni. Inizialmente siamo partiti con 140 verbi e poi sono diventati 10, non perché sono i più belli in assoluto, ma perché ci sembrava fossero più contingenti, più comprensibili oggi. E c'è, diciamo, di quelli che possono sembrare strani, c'è il verbo benedire, è possibile educare senza benedire l'altro, senza pensare bene dell'altro, senza sperare, mi viene da dire, contro ogni speranza dell'altro, avere fiducia totale nell'altro. C'è ad esempio ascoltare, c'è ad esempio pensare, c'è ad esempio lasciare, che è un'arte oggi, ahimè, poco diffusa tra le mamme e i papà, in particolare tra le mamme, devo dire. È vero, lasciare andare. Ad esempio, indicavi bene, lasciare andare forse è l'azione più difficile che un genitore deve compiere per raggiungere la libertà, no? Che diciamo, lo scrivete voi stessi, che ben si concilia con l'educazione. Eh sì, è così, lasciare andare, diciamo, è l'ultimo passo dell'azione generativa. Educare un figlio, usando la parola figlio, è simbolico. Un figlio è esattamente l'altro di cui cura. Per me un figlio può addirittura essere un'impresa, può essere una classe scolastica, può essere un'associazione, può essere un comune se sei un sindaco, o una nazione se sei un capo di governo. Inizialmente appunto è desiderare, poi mettere al mondo, aiutarlo a venire al mondo e poi prendersene cura, e poi appunto è lasciarlo andare perché si compia la sua vocazione esistenziale. Quel passaggio lì è difficile perché la tensione umana, l'affetto umano tende sempre al possesso e bisogna stare sempre molto attenti, non siamo attenti sempre. Uno spazio per cui la nostra amore pare che possesso. Allora, rimarrei con te a parlare ancora per molto, caro Gianni, però purtroppo la connessione in questi ultimi secondi ci ha abbandonato. Ti ringrazio di cuore per essere stato con noi. Naturalmente, ecco, ti auguriamo buon viaggio per il luogo che stai per raggiungere, per quello che farai questa mattina. Ricordo nuovamente il tuo libro firmato a quattro mani con Don Mario Aldegani e vedremo cose meravigliose, riflessioni controcorrenti sull'educare oggi. Vediamo proprio anche in copertina i verbi che poi sono riportati tra le pagine di questo libro. Grazie, grazie di cuore, buon viaggio, buon lavoro. Grazie a te, grazie a voi per l'ospitalità. Buona vita. Ciao, Arrivederci. grazie. Ciao. Che Ciao. bell'augurio, Ciao. Johnny, grazie.